Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Avete visto dalla copertina del nostro giornale stasera, ancora una volta in primo piano, Venezia, un'altra giornata di preoccupazione per l'arrivo dell'acqua alta avvenuta stamane alle 11:26 che ha toccato la punta massima di 150 a 4. L'area centrale della città è rimasta allagata per il 70%. Palazzo Ducale è chiuso a causa dell'acqua alta, lo ha reso noto la Fondazione Civici Musei. Per lo stesso motivo il Patriarcato di Venezia ha anche chiuso la Basilica di San Marco. Con l'alta marea è stata sospesa la circolazione dei vaporetti in tutta Venezia. Il sindaco Brugnaro e il governatore Zaia hanno effettuato un sopralluogo nelle zone più allagate. Tra l'altro, il governo ha nominato proprio lo stesso sindaco commissario per l'emergenza. Intanto la situazione continua ad essere davvero preoccupante, anche tra l'altro per il fatto proprio che anche la stessa piazza San Marco è allagata. Questo in considerazione dei gravi problemi causati dall'acqua. Certamente una situazione non semplice che probabilmente potrebbe, si spera, risolversi nel corso delle prossime ore, quando dovrebbe arrivare, si spera, una tregua, ma non sarà certo una soluzione e una situazione semplice. Naturalmente continueremo a monitorare l'attenzione e ovviamente vi forniremo tutte le notizie che saranno in nostro possesso nelle prossime edizioni del nostro giornale. Occupiamoci adesso di violenza femminile perché oggi presso l'Istituto Agrario Pavoncelli, in collaborazione con l'Ordine Forense di Poggio e l'Associazione Legale di Capitanata, si è svolto il primo dei due convegni, dal titolo La violenza contro le donne. In questa prima sessione si è parlato di maltrattamento e stalking. Noi abbiamo due interviste da proporvi, la prima con l'avvocato Nadia Parisi, legale appunto del capoluogo Dauno, e poi la testimonianza di una donna che ha scritto un libro sulla sua vicenda personale di violenza e lo ha illustrato questa mattina ai ragazzi dell'istituto. Si tratta della signora Filomena Lamberti. Andiamo ad ascoltare questi due contributi. Avvocato Parisi, dunque, siete qui insieme come Ordine degli Avvocati di Foggia, Associazione dei Legali di Capitanata, per questi due convegni dedicati alla violenza sulle donne. Parlarne ancora ha senso in questi giorni, in queste settimane? Guardi, io ritengo assolutamente di sì che il fenomeno della violenza contro le donne, particolarmente in queste ultime settimane, appare sempre più emergenziale, quindi è un fenomeno che merita la dovuta attenzione, e sensibilizzare le scolaresche, i ragazzi, ovvero i futuri uomini, e con loro ovviamente le future donne, significa buttare le basi per una crescita assolutamente sana e responsabile nella gestione della coppia di coppia. Alla base per la donna c'è un problema di autostima e per l'uomo evidentemente un problema di relazione con la donna. Credo che convegni come questi debbano essere sempre più numerosi per consentire a tutti sempre di tenere alta l'attenzione. Tra l'altro sappiamo che sia oggi che poi il 25 novembre ci saranno due testimonianze importanti e forti di donne che hanno subito violenza. Assolutamente sì. Abbiamo oggi la testimonianza fortissima, veramente molto toccante, di Filomena Lamberti, la donna salernitana spiaggiata dall'acido ad opera del marito, e il 25 invece la testimonianza di Lidia Vivoli, anche lei donna vittima di violenza e costretta per via della reazione, quindi dell'iniziativa che ha assunto nel denunciare, a cambiare vita e a trasferirsi dalla propria città di origine. Grazie, Insomma, il convegno si presenta davvero molto interessante. buon lavoro, avvocato. Grazie. Filomena Lamberti, buongiorno. So che per lei non è facile essere qui dopo una violenza inaudita, incredibile, intollerabile, da cui è anche stato tratto un libro su questa sua vicenda. Sì. Io ormai
io questa la ritengo come una missione che mi ha dato, nonostante tutto ciò, mi ha riportato un'altra vita, ecco, non per questo il titolo del libro, è proprio un'altra vita, perché io adesso sto vivendo bene per 30 anni sopravvissuto. Tra l'altro essere qui a Cerignola con tanti ragazzi che insomma sono stati sensibilizzati su tale fenomeno. Certo, perché il messaggio deve arrivare principalmente a loro, che loro saranno le coppie del futuro e devono capire che un rapporto va basato sul rispetto, perché per me il rispetto chiude la porta alla violenza. Grazie. E adesso la pagina sportiva, ci occupiamo di calcio perché questa sera la nazionale azzurra di Roberto Mancini affronta la Bosnia Erzegovina nel penultimo appuntamento delle qualificazioni al campionato europeo del prossimo anno, già certificato il mese scorso. Intanto sono qualificate anche Inghilterra e Portogallo, l'Inghilterra ha vinto per 7-0 mentre il Portogallo con una tripletta tra le sei reti di Cristiano Ronaldo ha superato anche questo ostacolo. Ricordiamo che proprio per le qualificazioni europee il campionato di Serie A e anche quello di Serie B è fermo e ritornerà il prossimo weekend, quello per intenderci del 23 e 24 novembre. È tutto per questa edizione di prima serata, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24 come sempre nel fine settimana, domani mattina con Weekend sabato e poi all'ora di pranzo con il nostro telegiornale sportivo Sport Report. A tutti un buon proseguimento di serata.